L'Efebo Oro Speciale del 2008 per il miglior libro di cinema quest'anno va a Pupi Avati. È uscita recentemente una sua autobiografia, Sotto le stelle di un film. Allora le chiedo, cosa risplende sotto gli astri del celluloide? Ma io devo dire che sono 40 anni che faccio cinema e in qualche modo sono 40 anni che scrivo. E in un modo sempre più pressante nei riguardi del film che faccio, cioè il ruolo della scrittura assume in anno sempre di più un peso specifico. Io penso che la scrittura oggi, dopo tanti anni di cinema, sia l'elemento determinante, quello che fa la differenza, cioè una scrittura densa, esaustiva, emotivamente ricca, difficilmente produce un film scadente, difficilmente produce un film non riuscito. Al contrario, quando la scrittura è frutto di una serie di compromessi, di una serie di apporti, dell'illusione, vive nell'illusione che poi la si risolve il film sul set attraverso non si sa quali interventi divini, allora è evidente che poi i film molto spesso non riescono come dovrebbero uscire. Quindi ecco, questo premio alla scrittura per il testo del papà di Giovanna e per questa autobiografia alla quale tu ti sei riferito, mi fa piacere, mi lusinga e dimostra che è un premio attento a un aspetto del cinema che secondo me è determinante. Mi piacerebbe attenzionare allora un attimo questo suo rapporto con la letteratura. Una volta c'erano magari le buone abitudini di pubblicare anche le sceneggiature di alcuni film. Ultimamente magari è stata ripresa da Tarantino questa abitudine, che ha pubblicato la sceneggiatura di Grindhouse. Però lei negli ultimi anni non ha pubblicato sceneggiatura, ha pubblicato per case editrici importanti come Mondadori, Gremese, Marsilio. Però ho pubblicato romanzi, ha usato la forma del romanzo. Ecco, vorrei sapere letterariamente il perché di questa scelta, perché non pubblicare la sceneggiatura? Perché la sceneggiatura non c'è, cioè io transito dal romanzo al set, cioè in realtà l'elemento scritto che io fornisco, il documento scritto che io fornisco agli autori, agli attori, è quello che tu chiami romanzo e che è un romanzo, cioè nel senso che è una descrizione dettagliatissima di quello che accade, di quello che viene detto, ma anche di quello che i personaggi pensano e anche di quella che è una riflessione dell'autore su quello che sta accadendo. Quindi è una forma di sceneggiatura molto più ampia, molto più generosa e anche scorretta cinematograficamente, perché le sceneggiature non dovrebbero essere così. Le sceneggiature dovrebbero essere dei documenti molto aridi, in cui molto sintetici, in cui si descrive quello che avviene e si enuncia quello che viene detto e li finisce. Invece io penso che agli attori, ai tuoi collaboratori, soprattutto ai reparti creativi, debba essere fornito uno strumento il più completo, il più ricco possibile, in modo che possano in qualche modo non equivocare su quello che è la direzione, su quello che è il senso, su quella che è l'atmosfera che si deve andare a riprodurre sul set. E allora, a proposito di questo suo ultimo lavoro, Il papà di Giovanna, che come abbiamo detto è un romanzo ma è anche un film, è un film che tocca le corde del cuore, molti hanno lodato il suo film, la sua conduzione e anche la splendida interpretazione di Silvio Orlando, premiata con una meritata Coppa Volpi. Cosa ci può dire riguardo alla genealogia di questo film? Ma è un film che nasce attraverso la scrittura molti molti anni fa, aveva un tracciato molto arido e non aveva però uno sbocco. Poi gli eventi legati connessi alla cronaca di questi ultimi anni hanno fatto sì che io abbia inserito questo omicidio da parte di questa ragazza nei riguardi della sua compagna di scuola, e allora di lì si è dipartita una storia molto densa, molto tragica, molto dolorosa, ma anche molto commovente, molto struggente, che naturalmente non ha niente a che fare con la mia autobiografia, ma ha molto a che fare con quella che è la mia idea di paternità. Lei ha cominciato, adesso abbiamo parlato di un film drammatico, ma lei ha cominciato con L'Horror, il suo primo film è Balsamo sull'uomo di Satana per l'appunto, poi ha fatto altri film, lei è un regista molto versatile. Volevo però attenzionarmi sul genere dell'horror, che è un genere oggi da un lato bistrattato, dall'altro anche commercializzato, vediamo un po' i prodotti anche di cassetta americani. Vorrei sapere
come l'horror si presenta adesso rispetto a quando lei ha cominciato e cos'è l'horror per Pupi Avati? Beh, l'horror adesso attraverso le proposte nordamericane, soprattutto asiatiche, è diventato un prodotto in cui gli aspetti tecnologici, il digitale hanno avuto un ruolo sempre più forte. Quindi io trovo che il racconto gotico, il racconto nero fatto da noi, che invece si fondava e si fonda molto sulle atmosfere, ecco, sia fortemente penalizzato di fronte a un pubblico soprattutto giovanile, perché i film li vanno a vedere gli adolescenti, che invece esige una violenza esplicita con una ricchezza di dettagli che a un certo punto mi imbarazzo, devo dire, non riesco più a condividere. Mentre all'inizio i film, quelli che vengono definiti a Roma i film de paura, mi piacevano, mi attraevano, mi sembrava che il cinema fosse quel tipo di cinema fosse interessante, oggi lo guardo con un certo distacco. Forse è questo anche il motivo della sua versatilità, nel senso, lei mi ricorda registi che io stimo tanto come Umberto Lenzi o Lucio Fulci, che passarono dall'horror al poliziesco a ogni genere di film. Mi chiedevo appunto perché lei comunque sia passato dall'horror al drammatico fino anche al film storico come I Cavalieri che fecero impresa. Beh, perché ho esplorato un po' tutte quelle che sono le corde di un mezzo espressivo ricchissimo che è il cinema, e che un tempo veniva regolarmente utilizzato per raccontare a 360 gradi il tutto. Ecco, oggi naturalmente invece il cinema d'autore, soprattutto quello italiano, è diventato molto minimalista, molto personale, si identifica molto nel racconto in prima persona, quindi si è ristretto in uno stato, in una situazione molto asfittica, molto. Questo è lecito e legittimo per chi fa pochi film. Per chi è così prolifico come me deve invece in qualche modo trovare fonte di ispirazione, sollecitazione, desiderio di impegnarsi compiendo continuamente adulteri, andandosi continuamente verso altre direzioni, modificando continuamente il traguardo, la direzione di quello che è il tuo obiettivo. Va bene? Vabbè. Un'ultima domanda è proprio sul suo rapporto con gli attori. Ha avuto Silvio Orlando con la Coppa Volpi, ha avuto attori del calibro di Tognazzi, Abbato Antuono, di Carlo Delle Piane, Gianni Cavina anche. C'è qualche attore a cui è particolarmente rimasto legato? E soprattutto, qual è il suo approccio con gli attori? È un approccio a soggetto oppure li indirizza in maniera specifica? Il mio approccio con gli attori è un approccio di carattere umano. Io non riesco, ma non solo con gli attori, con tutti gli esseri viventi. Io non riesco ad avere rapporti professionali con nessuno. Io non riesco a considerare neppure un cameriere o un essere umano un cameriere in quanto tale, ma lo valuto attraverso le sue doti umane, la sua capacità di rapportarsi con me umanamente. E quindi forse questo fa sì che riesca ad ottenere, magari più di altri, qualche cosa che l'attore stesso non sapeva di se stesso, insomma va a scoprire impegnandosi, trovandosi su un set che è molto caloroso, molto affettuoso, molto rassicurante, in cui c'è un papà, che sarei io, che in qualche modo gli dice no, non ti preoccupare, io ti faccio attraversare la strada senza correre il rischio di rimanere investito da un camion o da una macchina. Arrivederci.